Salve. Ah, eccoti finalmente. Come mai mi hai convocato e perché sei a petto nudo? Allora, questi non sono affari tuoi. Innanzitutto, complimenti per la prima stagione di The Stereosons Why. Veramente, complimenti. Grazie, la prima e ultima stagione, visto che ho creato un bellissimo finale. Ah, sì, sei stato molto bravo. E grazie a te noi abbiamo guadagnato i big money. Complimenti, grazie. Grazie, ma è la prima e ultima stagione, visto che ho creato un bellissimo finale. Sì, però ci sono anche alcune storyline incomplete. Sì, spero anche che il messaggio sociale alla base sia stato colto anche da molte persone. In più ho creato il finale con la confessione di Bryce proprio per far intendere che verrà condannato in base a prove molto eloquenti. Un finale insomma ricco di interpretazioni che possono creare varie teorie, ma che necessariamente finisce bene insomma. Sì, vabbè, ma hai visto quanto caso mediatico questa serie ha ricevuto? Scusa, puoi andare dritto al punto? Non ci arrivi, eh? Noi dobbiamo fare la seconda stagione. Ma aspetta, ma i libri finiscono qui? Cioè, io che cosa mi invento? Niente, praticamente sarà tutto incentrato sul processo ai danni di Bryce. Aspetta, ma io come faccio a fare 13 episodi su un processo che ha prove eloquenti? Come? Oh madonna, oh minchia, inventate qualcosa, che ne so, cioè... pure se crei degli episodi interi che non parlano di niente, solamente di fuffa e qualche scena di sesso e violenza, cioè a bambini piacerà lo stesso e sarà sicuramente un successo come la prima. Dai, le basi proprio, le basi. Sì, vabbè, ma così non prendiamo per il culo la gente. Sì, ma a te non ci arrivi proprio, ma scusa, ma sono talmente pirla che nemmeno se ne accorgono. Cioè, metti qualche bella storia d'amore qua e là, qualche flashback filler riempitivo per coprire gli episodi. E poi che te frega, ci metterai 20 minuti a fare sta sceneggiatura, poi c'hai tutto il tempo di fare quello che te pare, di big money come a noi. E siamo tutti contenti, no? Dai, su, va a lavorare, su. Vabbè, ok. Ah, un'altra cosa, la gente vuole vedere Anna, eh? Cioè ci deve stare Anna Baker. Come Anna? Ma Anna è morta. Ah, oh minchia, mettila tipo fantasma che parla con Clyde. Porca troia, mi è pure caduto il tè, vaffanculo. Mi fa rosicare, Cioè, fa pure una scena in cui lui cerca persino di baciarla, tipo cosa necrofila, no? Necrofilia. E una cosa del genere e la gente piacerà lo stesso. Vai, buttaci così, va. Ma è una cazzata, dai, ma è una cazzata. Oh, te fidate, Vabbè, e allora vado. Ah, un'altra cosa mi stavo dimenticando. Fai, cioè, lascia un finale aperto, eh. Perché famo pure la terza stagione. Mi è caduto veramente il tè per terra, vaffanculo. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia divertito. Vabbè, l'ho fatto così un po' per cazzarare, perché la seconda stagione è stata veramente, veramente pessima. Almeno per quanto riguarda la mia opinione personale. Ma io vi invito a mettere un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao.